Ciao ragazzi, in questo video andiamo a vedere come scaricare Fusion 360 andando a utilizzare poi la licenza gratuita da hobbista o startup. Ricordo che Fusion è un programma che può essere utilizzato in modalità gratuita se siamo o studenti e quindi abbiamo la possibilità di andare a mettere nelle informazioni, una volta che scarichiamo Fusion, qual è la nostra scuola, eccetera, eccetera. Oppure semplicemente da hobbisti abbiamo una licenza gratuita perpetua che dobbiamo rinnovare ogni anno, che però è gratis. Noi dobbiamo semplicemente dimostrare che siamo o un'azienda che fattura meno di 100.000 dollari l'anno o un hobbista. Andiamo a vedere come fare. Ok, prima di tutto dobbiamo andare a questa pagina, quindi segnatevi Autodesk Product Fusion 360 Free Trial, oppure basta andare su Google e scrivere Fusion 360 Download e andare a scaricare la pagina Download Fusion 360 e quindi arriviamo, atterriamo in questa pagina qui. Una volta qui andiamo a premere il pulsante Download Free Trial. Ci si aprirà la possibilità di andare a inserire o fare un login sul nostro account Autodesk qualora l'avessimo creato per ulteriori prodotti Autodesk, insomma magari utilizziamo Inventor, utilizziamo Revit o altre cose del genere, oppure andare a creare un account. Facciamo un account nuovo. Creando un account dobbiamo andare chiaramente a inserire i nostri dati. Ecco qui, accettiamo i termini Autodesk e creiamo l'account. Successivamente premiamo su Next e arriviamo nella pagina in cui dobbiamo parlare della nostra società. Ovviamente se noi non abbiamo una società non abbiamo bisogno di andare a inserire delle cose false. Per esempio qui io metterei no, ad esempio, giusto per completare, metterei dove abito, il mio codice postale, il mio numero di telefono, se ne metto uno falso. Un numero in più. Ok, qui diciamo come abbiamo intenzione di utilizzare Fusion, mettiamo per esempio Industrial Design e facciamo Begin Trial. Praticamente ora ci andrà a scaricare un file di installazione di Fusion, che è questo qui nell'angolo. Noi andiamo a installare Fusion, dopo entriamo semplicemente con il nostro account e possiamo già cominciare a utilizzare Fusion. Vediamo come fare. Installiamo Fusion, andiamo a aprirlo, qui inseriamo la password che la mail che abbiamo utilizzato per creare l'account, andiamo a inserire la password e facciamo sign in. In questa maniera entriamo all'interno di Fusion. Qui ci chiede una verification mail, quindi ci invierà una mail. Noi diciamo sì, mandamela, e andiamo a vedere all'interno della nostra mail se effettivamente sta arrivando quello che ci serve. Quindi in questo caso andiamo qui, è arrivata la nostra mail, facciamo verify email, in questa maniera l'account è verificato. Premiamo done, oggi con le pronunce non ci sto, e praticamente abbiamo creato il nostro account. Se ora torniamo all'interno di Fusion e diciamo already verified, diciamo continua, l'abbiamo già verificato, ci apre Fusion. Ora l'ultimo passaggio che ci manca è quello di andare a confermare la nostra licenza, in maniera che quando poi scadono i 30 giorni di prova della versione di prova noi possiamo continuare con la nostra licenza da hobbista gratuita. Ok, la prima volta che apriamo Fusion abbiamo tutta una serie di impostazioni che possiamo andare a mettere. Per esempio se utilizziamo dei software di modellazione, quindi possiamo andare a, diciamo, rendere Fusion abbastanza semplice da utilizzare perché va a imitare un po' i comandi di altri software. Comunque noi chiudiamo, per quello che ci interessa andare a fare adesso è andare a confermare subito la nostra licenza. Quindi se noi facciamo subscribe now e andiamo a dire, vedi qui ci dice che abbiamo 30 giorni rimanenti, noi intanto andiamo a dire un attimo cosa abbiamo intenzione di andare a fare. Quindi qui sembrerebbe che dobbiamo andare a acquistare, in realtà se guardiamo qui sotto, see if you qualify from free use, possiamo andare a selezionare qui e dire che noi lo utilizziamo per un non commercial. Torno un attimo indietro,
Io al 30 day, qui commercial, dovremmo acquistarlo se abbiamo un fatturato di 100.000 dollari l'anno o superiore, o addirittura se siamo bisti, mettiamo non commercial. In questa maniera stiamo dicendo a Autodesk che noi siamo dei privati, vogliamo utilizzarlo da hobbista. Qui andiamo a dire che sì, confermiamo la cosa, premiamo continua, e qui ci dice che se facciamo complete registration confermiamo tutto. Se non saremo qualificati, Fusion Autodesk ce lo dirà e dovremo valutare altre soluzioni, ma non succede praticamente mai. Proviamo ok. Ok, vedete, per il momento tutto confermato. Cominciamo a utilizzare Fusion e se nulla cambia, se non ci arrivano mail da Autodesk, noi abbiamo la nostra licenza gratuita da hobbista che è perpetua. Ogni anno dobbiamo rifare questo procedimento, che è molto semplice, e abbiamo il nostro Fusion gratuito, possiamo utilizzarlo come vogliamo. Ciao ragazzi!